sono i grandi temi del 2022, i grandi temi sotto punto di vista macro e non soltanto. Do subitissimo il benvenuto a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buongiorno, buon anno e bentornato sulle fonti. Buongiorno, buon anno a tutti. Intanto le chiedo ovviamente un parere, ecco, secondo voi quali sono i rischi principali per la ripresa economica e soprattutto i grandi temi a suo avviso rimarranno, diciamo, la pandemia, inflazione, banche centrali, insomma, vecchi argomenti nel nuovo anno? Beh, come lei ha detto, in effetti l'anno si apre in maniera abbastanza simile a quella che è stata l'apertura l'anno scorso. La differenza è che ovviamente ci sono i vaccini ora e quindi la pandemia sembra essere più sotto controllo. Però la situazione dei mercati non è molto dissimile, nel senso che abbiamo mercati che sono tutti sopravvalutati, lo sappiamo, lo sono ancora di più quest'anno. Abbiamo gli spread di credito e di rendimento e i livelli di rendimento su livelli storicamente molto, molto bassi e quindi con un rischio notevole, e quindi ci chiediamo tutti cosa può scatenare un cambiamento di rotta. Chiaro che ci sono dei rischi che conosciamo e rischi che non conosciamo. Tra i rischi che non conosciamo possiamo mettere anche una nuova ondata pandemica, perché penso che pochi abbiano la sfera di cristallo e sappiano se ci sarà una nuova variante con rischi maggiori rispetto a quella attuale, ma devo dire lo scenario di base deve essere quello di una fiammata molto consistente nei contagi in gennaio, ma poi anche una veloce riduzione, come sembra essere la situazione in Sudafrica in questo momento. Detto questo, ci sono anche altri rischi, ci sono rischi legati al clima, rischi legati a possibili attacchi informatici, eccetera, però diciamo non abbiamo capacità previsive su questi, mentre ci sono altri rischi dove è possibile fare alcune considerazioni, rischi geopolitici ad esempio, oppure rischi sui mercati finanziari, e io penso che questi ultimi siano quelli in cui possiamo più di altri fare delle considerazioni. A mio avviso il ciclo internazionale finanziario ha avuto una svolta con il cambiamento di rotta della Fed, e questo non da oggi ma già da settembre, e solitamente con un ritardo di qualche mese questo inizia a farsi sentire sui mercati finanziari, e questo probabilmente porterà a mercati finanziari molto più deboli nel corso di quest'anno. Ci dobbiamo anche chiedere quale potrebbe essere il trigger, quale potrebbe essere l'elemento che può far scatenare una correzione o un cambiamento di rotta nei mercati. E secondo me, vista la situazione internazionale, un grande fallimento, e non mi riferisco a Evergrande, ma mi riferisco ad altri, a un paese ad esempio, a un paese emergente in difficoltà, oppure qualche società nei paesi sviluppati che abbia un grande impatto sui mercati, ecco, un fallimento di un grande debitore potrebbe essere l'elemento di svolta per i mercati finanziari e portare a un atteggiamento molto più prudente nei confronti dei rischi. Allora, lei stava parlando anche di rischi geopolitici, intanto parliamo di questa situazione così importante in Europa, perché potrebbero cambiare proprio gli equilibri. Da una parte il nuovo governo in Germania che si promette un governo riformista come lo è stato il governo Draghi sinora, poi dall'altra parte questa primavera ci saranno le elezioni in Francia, Emmanuel Macron, l'attuale presidente, non ha ancora annunciato la propria candidatura per un secondo mandato, probabilmente si candiderà, per il momento nei sondaggi è il primo candidato. In Italia invece un punto interrogativo, un'incognita di breve termine, cioè domani sapremo già probabilmente una data per le votazioni per il Presidente della Repubblica, però bisogna capire qua se Draghi rimarrà in governo, e cioè in Palazzo Chigi o a Quirinale, che è un altro punto io direi piuttosto importante, perché potrebbero cambiare gli equilibri in Europa sotto punto di vista politico. Ora, innanzitutto io partirei con la seguente domanda: come potrebbero questi equilibri cambiare la politica economica dell'Europa? E secondo punto, a suo avviso il picco dell'inflazione è stato già raggiunto all'interno dell'Eurozona secondo le vostre stime? Sì, allora partirei da quest'ultimo punto. L'inflazione è una fiammata che avrà un effetto
temporaneo, ma non si esaurirà nel giro di pochi mesi. Quindi presumo che tutto il 2022 sarà un anno in cui vedremo un'inflazione elevata, anche se in graduale discesa. Probabilmente il mese di gennaio vedrà il picco, verso gennaio-febbraio vedremo il picco dell'inflazione. Dopo scenderà, ma scenderà con molta gradualità. Teniamo presente che tante di queste tensioni sono di natura transitoria, ma alcune di queste tensioni possono protrarsi per un periodo di tempo consistente. Mi riferisco ad alcuni settori dove c'è carenza sul lato dell'offerta, e quindi per adeguare l'offerta può essere necessario un periodo più prolungato. Quindi la risposta è ancora inflazione elevata, ma in graduale discesa nel corso del 2022. Per quanto riguarda i rischi in Italia, gli investitori internazionali in questo momento sono molto preoccupati e stanno cercando di capire quali potrebbero essere gli scenari che si apriranno a metà gennaio con l'elezione del presidente in Italia. L'Italia ha iniziato a giocare un ruolo importante in Europa con il Premier Draghi. Questo è riconosciuto e devo dire apprezzato. Abbiamo visto le recenti iniziative di Draghi con il presidente Macron. Penso che Macron stia facendo leva sull'Europa per lanciare durante la presidenza francese grandi temi. Quindi userà l'Europa anche per fini interni, per fare campagna elettorale, e questo potrebbe essere un elemento positivo per l'Europa stessa. Quindi vedremo come si aprirà l'anno e quali saranno le iniziative che la Francia intenderà aprire, facendo leva anche sull'alleanza con l'Italia, e in parte vedremo con la Germania, perché la Germania è ancora da testare, per così dire, in termini di atteggiamento del nuovo governo. L'Italia è sotto pressione perché ovviamente con un debito così elevato gli investitori internazionali vogliono vedere una guida rassicurante. Vedremo come andrà a finire in gennaio. La mia sensazione è che se ci sarà un cambio di guida politica del governo le cose saranno un po' più complicate. E dunque lei dal punto di vista prettamente economico-finanziario crede che Draghi a Palazzo Chigi sia la soluzione, come dire, migliore, in quanto abbiamo visto veramente tante riforme? Poi, per carità, ci sono state tante polemiche, c'è a chi piacciono, a chi non piacciono, ovvio che così è difficile trovare come dire un accordo all'interno di questa stralarga maggioranza, è ovvio che ci devono essere dei compromessi. Però tantissime riforme sono già state effettuate. Ma diciamo che molto è stato messo in cantiere. Dire che molte riforme sono state effettuate mi sembra troppo, nel senso che sono state iniziate alcune riforme, molte delle decisioni importanti sono di fatto state rimandate al 2022, e quindi sarà cruciale avere qualcuno alla presidenza del Consiglio dei Ministri che sia capace, forte e in grado di portare avanti queste riforme, perché sappiamo che in Italia le cose si fanno ma poi si disfano oppure si interrompono, quindi diciamo il rischio è ancora molto molto elevato. Però detto questo, il governo Draghi ha sicuramente fatto bene fino ad ora, e quindi si vorrebbe vedere una continuazione. Se Draghi andasse alla presidenza della Repubblica, è chiaro che ci sarebbe un momento di discontinuità, quindi qualche rischio. È un trade-off, nel senso che è meglio avere Draghi come presidente del Consiglio per un altro anno, sapendo che man mano che ci avviciniamo alle elezioni la capacità decisionale e di fare riforme verrà gradualmente meno, perché i partiti vorranno differenziarsi e fare campagna elettorale. Oppure è meglio avere Draghi come presidente per 7 anni? Questo è un po' l'interrogativo che nei mercati finanziari noi tutti ci poniamo. La mia sensazione è che il 2022 sarà così importante per il pacchetto di riforme e di investimento che forse è meglio avere Draghi come primo ministro, ma ovviamente se il passaggio alla presidenza della Repubblica rappresentasse un passaggio indolore con una persona ancora di alto profilo come primo ministro e che portasse avanti ancora le riforme, questo potrebbe essere forse ancora migliore, ma è un grosso interrogativo.
No, assolutamente sì. Nel frattempo, appunto, volevo chiederle un parere anche perché abbiamo visto questo rincaro dei prezzi dell'energia, del gas, insomma, un po' di tutto. Cioè, si è raggiunto il picco anche sotto questo punto di vista, ci sarà un ribasso importante. Stiamo vedendo l'indice TTF in forte calo nel corso di questa giornata, un cambio di rotta da parte della Commissione, cioè dice adesso che il nucleare e il gas, alcuni progetti ovviamente, sono green, e questo sicuramente però impatta gli investitori perché sino ad ora non erano considerati green. Anche sotto questo punto di vista, a suo avviso, si è raggiunto il picco o invece è un problema di piuttosto medio termine, non vorrei dire lungo termine, ma medio, il che presuppone almeno 2 anni? Beh, questo cambiamento di rotta è un po' imbarazzante, devo dire, sì. E secondo me è anche l'indicatore della fragilità di queste politiche, no? Perché basta un rialzo dei prezzi temporaneo, ma sufficientemente forte per rivelare tutta la fragilità delle politiche ambientali green che puntano su fonti alternative. È chiaro che nel breve periodo il rischio che l'Europa stia sotto un problema non solo di prezzi elevati, ma anche di capacità di avere una quantità di energia sufficiente. È chiaro che l'Europa in parte dipende dalla Russia, in parte dipende dalla fornitura di altri paesi. È in una situazione estremamente fragile e vulnerabile, e quindi questo bisogna, diciamo, trovare un equilibrio che sia sufficiente per abbinare le politiche ambientali ma anche la sicurezza energetica, e non è facile. No, assolutamente no. Ultimissima domanda che riguarda invece gli Stati Uniti, anche lo stesso Biden sta effettuando una politica fiscale molto espansiva, lo faceva lo stesso Donald Trump, però nello stesso tempo abbiamo una Fed molto più aggressiva rispetto alle altre banche centrali, e lo ha fatto decisamente all'improvviso, cioè da che l'inflazione era un fenomeno transitorio, che potrebbero esserci anche ecco, diversi punti di transitorietà, ma nel frattempo prevede un'inflazione ben al di sopra dei propri target anche nel 2022, il che significa che si tratta di un'inflazione alta già nel medio termine e non soltanto nel breve termine, che potrebbe descrivere questa transitorietà. A suo avviso, che cosa dovrebbe fare la Fed per, tra virgolette, riguadagnare la propria credibilità? Perché anche qua Powell aveva perso un po' di credibilità, dico almeno un trimestre fa. Ma la situazione degli Stati Uniti è abbastanza diversa rispetto all'Europa. Il pacchetto di stimolo fiscale negli Stati Uniti è di fatto 3 volte quello che è il valore di quello europeo, e quindi è giustificata una preoccupazione sul lato dell'inflazione. Peraltro negli Stati Uniti ci sono già stati segnali molto chiari di rialzo dei salari, di pressioni su alcuni settori, eccetera. Quindi, a mio avviso, è giustificata questa reazione della Fed. Visto quello che ha detto e ha fatto Powell, penso che ormai si vada verso un aumento dei tassi in tempi ragionevolmente brevi, il che significa marzo oppure giugno al massimo. Non sarà una cosa drammatica. A mio avviso la Fed inizierà con molta gradualità, quindi non penso che ci saranno i 3 aumenti che il mercato si aspetta durante il 2022, probabilmente sarà meno, sarà 1 o 2 al massimo. E in Europa c'è tutto il tempo, a mio avviso, per aspettare, per vedere gli sviluppi. Non ci sono ancora indicazioni di una relazione tra l'aumento dell'inflazione e un aumento di salari. I salari sono ancora molto deboli, e questo è anche il riflesso di un'economia che ha molto da recuperare rispetto ai livelli di equilibrio, e quindi penso che la BCE possa aspettare, e aspetterà. I segnali sono in linea con questo. A un certo punto cambierà politica anche la Banca Centrale Europea, ma non nel corso del 2022, a mio avviso. Ottimo, intanto io la ringrazio, Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors, grazie per essere stato con noi in questa prima seduta del nuovo anno, molto molto positiva, però si rappresenta di nuovo con i cosiddetti vecchi problemi e le vecchie incertezze. Grazie ancora e alla prossima occasione. Salute, grazie.